Vuoi diventare assaggiatore di vino? Ecco il nuovo corso ONAV. Telefona al 335-232178. Iscrizioni entro il 2 ottobre. Centosessantatré esercizi controllati, 63 videogiochi sequestrati, il risultato dell'attività della Guardia di Finanza di Brescia nei primi 7 mesi dell'anno nell'ambito della vigilanza dei centri dediti alla raccolta di scommesse, 19 sono stati i casi di esercizio abusivo dell'attività di gioco. Incidente mortale ieri sera in via Trento a Filago. Un pensionato di 71 anni, noto in paese come l'amico degli animali, è stato colpito dall'auto condotta da un trentenne. Inutili i soccorsi del 118. Un piano ambizioso che interessi tutta l'area per un valore economico rilevante, lo ha chiesto Roberto Maroni, presidente della Giunta regionale Lombarda, presentando il bando per il Dopo Expo 2015. Le offerte per la riqualificazione urbana dovranno essere presentate entro il 15 novembre. Ruba capi d'abbigliamento nei negozi della stazione centrale di Milano, ma viene bloccato subito dopo dagli agenti in borghese della polizia locale. In manette è finito un uomo di 27 anni. Una utilitaria si scontra con un camion sulla Serenissima Ticengo e la conducente dell'auto, una donna di 69 anni di Soncino, finisce all'ospedale di Crema. Fortunatamente non è grave l'incidente ieri pomeriggio. Disagi per gli automobilisti in transito sul tratto cremasco della Paullese. Per consentire la demolizione del sovrappasso allo svincolo di Credera, verrà vietato il transito fra le rotonde della Girandola e di Ca' delle Mosche. Il provvedimento scatterà venerdì sera alle 18 e proseguirà fino a domenica alle 23. Nella notte, 3 giovani pavesi sono finiti al San Matteo dopo lo schianto della loro vettura contro il guardrail di via Olevano. Si tratta di 2 ventenni e di una 19enne. L'auto si è ribaltata e per liberarli sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Un'autocisterna si ribalta lungo l'ex statale Alto Polesana alla periferia di Mantova e scatta l'allarme inquinamento. Il camion trasportava infatti sostanze tossiche in azione vigili del fuoco e tecnici dell'ARPA.